L'onorevole Metsola ha ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi espressi. Presidente Metsola, mi congratulo per la sua elezione, le porgo i migliori auguri per il suo mandato e la invito ad assumere la presidenza. La nostra deve essere un'Europa che ricorda, che impara dalle lotte passate e riconosce la lotta di così tanti che hanno combattuto per gli ideali che a volte diamo per scontati. La nostra deve essere un'Europa di cui Adenauer, Mitterrand, Bauensa, Fenech Adami, Havel, Veil, Falcone, Borsellino sarebbero tutti orgogliosi. Adesso speriamo di poter portare ciascuno di noi le istanze che arrivano dal territorio che ci ha eletti. Io porterò le voci del Sud qui in Parlamento, l'ho detto più volte, anche l'esperienza degli amministratori locali. Molta emozione, ho cercato di capire, di osservare, vista con gli occhi di chi viene e chi ha come orizzonte i piccoli villaggi della Calabria Ionica, è una, come una enormità. La cosa che mi indigna è che le elezioni per gli organi di garanzia del Parlamento europeo ha creato un termine che a me fa venire i brividi, di cordone sanitario nei confronti dei rappresentanti di milioni di europei. Si è creato un cordone sanitario per evitare che facessero parte non del governo, il governo è fatto da maggioranza e quindi si spiega tutto, ma degli organi di garanzia dell'assemblea parlamentare. Una bellissima giornata, una grande opportunità. Ho cominciato a capire come funziona anche qua nell'emiciclo, dai bei discorsi della signora Metsola, una bella elezione, abbiamo un capo del Parlamento che è stato eletto quasi all'unanimità dei voti e quindi andiamo avanti. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, i neo-europarlamentari prendono dimestichezza, no? Con Strasburgo, con Bruxelles, con i meccanismi dell'Euro Parlamento. Ieri è stata la giornata di Roberta Metsola, come sapete riconfermata alla presidenza dell'Eurocamera, dell'Europarlamento, con un voto che una volta si sarebbe detto bulgaro, quindi 562 voti a suo favore su 699, diciamo, votanti, eccola, la vediamo ancora in queste immagini. Poi sono stati eletti i vicepresidenti. Ebbene, tre di questi vicepresidenti sono del Partito Popolare Europeo. C'è stato il cosiddetto cordone sanitario contro l'ultradestra, quindi non è stato eletto nessun candidato né dei patrioti di Orban né della formazione Europa delle Nazioni Sovrane, che come sapete è stata recentemente costituita in primis da Alternative for Deutschland, non l'ultradestra tedesca. È stata riconfermata la Pina Picerno, che presiedeva la seduta, come sapete esponente del PD italiano, ma c'è anche l'elezione di Antonella Sberna, che è una eurodeputata di Fratelli d'Italia, e ovviamente molti in queste elezioni ci hanno visto un, come dire, braccio teso in favorevole da parte soprattutto del Partito Popolare nei confronti di Giorgia Meloni e dei conservatori europei che Giorgia Meloni guida. Ieri Ursula von der Leyen, perché domani è il giorno importante per la conferma o meno di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea, ieri Ursula von der Leyen ha incontrato il gruppo dei conservatori europei. C'è stata una fumata, diciamo, grigia. Gli europarlamentari di Fratelli d'Italia hanno chiesto un'inversione di rotta sul Green Deal. Sembra sia andata meglio per quanto riguarda
le questioni dell'immigrazione, ma anche della burocrazia, dell'euroburocrazia. Vedremo, insomma, ci sono molte trattative in corso ed è attesa, a quanto è stato detto in questi giorni, forse una telefonata in zona Cesarini tra Ursula von der Leyen e la premier italiana Giorgia Meloni. Poi c'è, come sapete, per i grandi fatti internazionali prosegue la convention dei repubblicani a Milwaukee, ieri nuova ovazione per Donald Trump, per il vicepresidente designato Vance, mentre Trump sarebbe finito nel mirino dell'Iran, così ha rivelato la CNN, insomma un complotto per ucciderlo. Ovviamente Teheran nega, dicendo sono accuse indegne. E poi parleremo, a proposito d'Italia, di altri temi. Uno è la sanità e l'altro è la corsa al riarmo. Bentornato a Fabio Martini della Stampa, ciao. Buongiorno. Fabio, bentornato a Pietro De Leo del Tempo, ciao Pietro. Buongiorno a voi. Per la maggioranza è con noi l'onorevole Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. Buongiorno, buongiorno. Bentornato. Grazie. Saluto Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare. Grazie, buongiorno. Bentornato. È collegato con noi Marco Pugliese, che è un analista geopolitico, fa il giornalista economico e docente, e che ha pubblicato da poco con Cino Serrao, possiamo vedere la copertina, un libro molto interessante che è L'industria italiana del XX e del XXI secolo, eccolo, per Gangemi, Visionari e giganti, e abbiamo da dire molte cose anche con lui. Allora, intanto parto da Fabio Martini. Buongiorno Pugliese. Come la vedi domani questa elezione, questa riconferma di Ursula von der Leyen? Cioè, è tutto pacifico o no? Ma insomma, su questa vicenda c'è un fisiologico rumore mediatico, perché ha una sua importanza, ovviamente, l'elezione della presidente della commissione, e si intreccia con un po' il destino anche politico della presidente del Consiglio. Dico destino perché ovviamente non è che cambierà nulla in base a quello che Meloni e i suoi europarlamentari voteranno, però effettivamente traccerà un indirizzo su quel che Meloni intenda fare nella seconda parte della legislatura. Perché? Perché è del tutto evidente che in queste ore il tentativo di votare a favore di von der Leyen è evidente da parte dei parlamentari e da parte di Meloni, perché c'è l'esigenza di non restare isolati da una estrema destra rispetto alla quale Fratelli d'Italia è non distante ma distinta, ha una sua, ecco. E quindi in questa vicenda, che è aggrovigliata, bisogna sempre capire quali sono gli interessi dei protagonisti in campo. E chiudo: l'interesse della presidente designata von der Leyen è quella di essere eletta, perché no, col voto segreto, certo. Tu dirai vabbè, ovvio. No, ma a volte anche queste. E quindi questo la porta a guardare a forze francamente non distanti, distantissime come i Verdi e i conservatori di Meloni, e trovare quindi un punto di equilibrio che possa consentire al col voto segreto ad entrambi. E poi No, scusa, ti interrompevo perché l'abbiamo detto fino allo sfinimento. Ricordiamoci che il voto è segreto, che quindi ci sono i ragguati cosiddetti franchi tiratori che saranno tra le file dei popolari, dei socialisti, qualcuno dice anche dei liberali, che sono i tre grandi gruppi che appoggiano Ursula von der Leyen. Volevi terminare? No, chiudo. E poi invece l'esigenza, ne abbiamo parlato, della Presidente del Consiglio di essere una leader conservatrice della destra, ma non isolata, insieme ad alcuni, tra l'altro, di suoi alleati che l'hanno bruscamente salutata. Allora chiedo anche a Pietro De Leo una prima riflessione su questo, aggiungendo un dettaglio, perché ovviamente si fanno tanti ragionamenti, poi domani vivremo questa votazione. Se gli europarlamentari di Fratelli d'Italia, che credo siano 24 in tutto, dovessero alla fine appoggiare Ursula von der Leyen, il timore è che poi qualcuno se ne abbia male, penso ai Verdi, no? Il cui appoggio sembra abbastanza scontato. Cioè, ci sono tante variabili da tenere, no, presenti.
ci sono tante variabili, ma alla fine quello che conta è l'inquadramento finale di quello che sarà lo schema sia di maggioranza sia di collaborazione più allargata con altre forze, perché noi dobbiamo sempre ragionare in questa doppia dinamica. Tema Verdi. Allora, i Verdi fin da subito si sono proiettati favorevolmente ad una collaborazione con Ursula von der Leyen. C'è un dettaglio però, che il principale partito di maggioranza, il PPE, i Verdi non li vuole, o quantomeno nella sua larghissima parte, esclusa qualche istanza dei popolari del nord Europa, ma comunque minoritaria e comunque ridotta rispetto all'altra legislatura, quella iniziata nel 2019, i Verdi non li vuole. Basta andarsi a leggere anche il documento programmatico che ha fatto il PPE a Bucarest, al congresso, basta andare a vedere anche le stesse istanze portate da Tajani, da Fulvio Martuscello, dagli interlocutori di Forza Italia. E quindi c'è questo nodo che non è un nodo secondario, è un nodo che spinge verso una collaborazione quantomeno più rafforzata con i CR. E c'è anche un altro dato. Se noi guardiamo il prodotto finale probabile che uscirà dalla Commissione, allora noi sappiamo che la Commissione ha i componenti indicati dai singoli Stati. La maggioranza dei governi o è dei popolari o è di un altro partito di centrodestra. Quindi per forza di cose la Commissione avrà un'identità più spostata verso il centrodestra che verso i socialisti e i liberali. E quindi sarà una logica di collaborazione più privilegiata verso forze di centrodestra riguardo di converso rispetto a forze con i Verdi. Faccio un altro tipo, aggiungo l'ultimo tassello. La Commissione Ambiente spetta ad un esponente del Partito Socialista. Stando a quanto aleggiava qualche giorno fa, il commissario Ambiente andrà probabilmente ad un esponente governativo di area PPE, poi vedremo quale paese se lo aggiudicherà. In questo schema qui, le istanze dei Verdi sono automaticamente tagliate fuori o molto marginali. Quindi insomma, vedete, guardate che è molto complicato. È un puzzle complicatissimo, è un tessere di ogni tipo. Però questo tema della condizionabilità della Commissione sulle politiche dei Verdi, io francamente, almeno in questa fase iniziale, sono portato a non vedere. Comunque il Green Deal è l'altro terreno di scontro ancora, lo è stato e lo è tuttora. Allora vado subito in pubblicità dando una notizia, che forse non è una notizia che fa proprio molto piacere a Ursula von der Leyen, perché la Corte di Giustizia Europea, a proposito dei vaccini, ha detto la Commissione Europea, parliamo dei vaccini in epoca Covid, la Commissione Europea non ha concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio ai contratti di acquisto di vaccini contro il Covid-19. Tale infrazione riguarda in particolare le clausole di questi contratti relative all'indennizzo, nonché le dichiarazioni di assenza in conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l'acquisto dei vaccini. E sappiamo quanto si è spesa in questo senso Ursula von der Leyen in passato. Pubblicità. Allora, chiedo all'onorevole Raffaele Nevi che cosa conviene a noi, all'Italia, a Giorgia Meloni, visto che lei fa parte di un partito fortemente, diciamo, protagonista di questa coalizione di governo, peraltro, stando ai sondaggi, è il secondo partito dopo Fratelli d'Italia, perché ha scavalcato nei consensi, stando ai sondaggi, la Lega. Chi? Forza Italia? Forza Italia, no? No, nei sondaggi, nel risultato delle elezioni. Anche il risultato delle elezioni, però. Confermato dai sondaggi, allora ecco meglio. Grazie di avermi detto a Fabio. Ma a parte questo, all'Italia cosa conviene? Conviene stare dentro la partita e conviene cambiare in meglio le politiche europee. Ecco, l'unica cosa che mi piace sottolineare, De Leo è stato bravissimo perché ha fatto una fotografia precisa della situazione. Però ecco, il discorso di domani della von der Leyen sarà quello sul quale poi si orienteranno i gruppi parlamentari e poi ci sarà una votazione che
vedremo se porterà più voti, meno voti di quelli attesi, e da lì si capirà anche l'atteggiamento di tutte le forze politiche, diciamo, europee e anche nazionali. E io penso che quello che è successo ieri al Parlamento europeo sia un indice importante, cioè Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno deciso di giocare dentro la partita, dentro il campo, diciamo. C'è, sì, qualcuno che si chiama fuori dal campo e qualcuno che gioca nel campo per cambiare meglio l'Europa, come stiamo cercando di fare noi all'interno del PPE, giocando appunto all'interno di uno schieramento che ha cambiato impostazione, ha sottolineato bene De Leo. Insomma. Le faccio due domande secche, mi dia due risposte secche. La prima, giocando in questo modo, Giorgia Meloni rischia di acuire le tensioni con la Lega di Salvini? Ma no, perché oggettivamente questa è una cosa abbastanza scontata, questa della posizione di Salvini. Non è di oggi, né ha cambiato posizione, insomma, questa è la sua posizione, e quindi no, lei con questa posizione cerca di far svolgere un ruolo più importante al nostro paese, e quindi è auspicabile secondo noi che alla fine anche lei contribuisca a costruire una nuova linea di azione per le prossime istituzioni europee, e che ci possa essere un'Europa più vicina alle istanze di chi fino ad oggi invece ha protestato. Prima di andare da Francesco Toscano e da Marco Pugliese, però devo fare un'altra domanda, perché ovviamente, come tutte le cose della vita, anche questa è una grande partita delicatissima di compromessi, mettiamola così. Certo. Ci sono molti racconti, molte indiscrezioni, molti retroscena. In un retroscena io ho letto una cosa che, se non è vera, è molto verosimile, perché ovviamente Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni hanno anche un rapporto personale collaudato da tempo, e sembra che, al di là del cambio di marcia sul Green Deal, a Giorgia Meloni interessi molto, e qui chiamo in causa anche Forza Italia, una soluzione che sistemi la questione dei balneari, della Bolkestein, che è un altro grande tema di scontro con l'Europa. Sì, no? Ma guardi, adesso ridurre, no, ma cioè, è uno dei temi, ma sinceramente non il più importante. Lì c'è un contenzioso e una discussione in atto con la Commissione europea, che noi pure stiamo portando avanti da tempo, da, sì, anni, perché l'Italia ha una specificità su questo settore qua, che bisogna secondo noi considerare di più rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi. Però ecco, qui stiamo parlando del futuro dell'Europa, dell'impostazione rispetto al tema che è fondamentale, per esempio della sostenibilità ambientale, di come arrivare a quegli obiettivi, ma con mezzi e strumenti diversi da quelli che volevano imporre. E in questa direzione è molto importante quello che dirà appunto nel suo discorso Ursula von der Leyen. Toscana, voi siete contro l'Europa, contro la NATO, non lo so, mi verrebbe a dire di che stiamo parlando o no? No, beh, a me sembra paradossale il fatto che questi signori continuino a suonare sul Titanic mentre tutto affonda, cioè continuano ad andare avanti come se nulla fosse, quando negli Stati Uniti d'America oramai il livello di tensione è altissimo, il primo ministro ungherese Orban sta cercando di mettere in piedi un faticoso lavoro di mediazione per uscire dal dramma della guerra, e questi signori continuano a spartirsi posti come se il mondo fosse rimasto quello di 10, di 15 anni fa. Però i vertici delle istituzioni europee vanno nominati. Sì, vanno nominati, ma dovrebbero affrontare questo frangente storico con un pochino più di responsabilità, e anche provando ad alzare il livello del dibattito. Io mi rendo conto che Ursula von der Leyen è una donna che viene riconfermata nonostante abbia combinato seri disastri durante il suo primo mandato. Lei prima ricordava i giudici della Corte di Giustizia. Io sono contento che siano arrivati adesso, ma forse potevano svegliarsi un pochino prima, perché gli atteggiamenti opachi di Ursula von der Leyen, che trattava
con l'amministratore delegato di Pfizer per il tramite di messaggini che sono rimasti stranamente riservati nell'Europa che invece si vanta di essere il regno della trasparenza. Ecco, forse era un argomento che poteva essere affrontato politicamente prima in maniera più incisiva. Io mi auguro che cambi l'equilibrio di poteri in Europa, perché il mondo sta cambiando e abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente. È stato colpito il presidente slovacco Fico per il tramite di uno strano attentato, pochi giorni fa è stato colpito il presidente Trump, si respira un clima infernale, il conflitto fra Russia e Ucraina non è andato nella direzione che i padroni del vapore auspicavano, non ha vinto Zelensky, la situazione non è in via di risoluzione, ci vorrebbe una classe dirigente in grado di affrontare i problemi veri e non di parlare, diciamo, di questioni di contorno. Allora, vado da Marco Pugliese, vediamo se lui vuole fare una prima considerazione su questo, perché poi devo introdurre un elemento che si lega molto anche a quanto diceva Francesco Toscano, ricordandoci per esempio che l'Europa, tra le sfide della nuova legislatura, insomma mettetela come volete, europea, c'è ancora la partita completamente aperta della guerra in Ucraina, per esempio. Marco Pugliese. Ma intanto buongiorno, io sono in parte abbastanza preoccupato guardando a tutto il contesto europeo, perché da una parte abbiamo una rappresentante, e leggendo anche i giornali tedeschi la preoccupazione comunque la si legge, anche se loro vanno un po' più tra le righe rispetto a noi, perché da una parte ci sono dei temi enormi come la difesa europea, che sarà il tema del 2025, soprattutto in vista delle elezioni di novembre americane, e soprattutto l'approccio della nuova Europa con il resto del mondo, che è un approccio un po' particolare, perché il mondo, si diceva, qualcuno prima diceva, sta cambiando, no, è già cambiato, soprattutto in alcune zone strategiche come il Sahel, dove paesi come la Francia non hanno più una vera e propria egemonia, anzi stanno uscendo anche abbastanza malamente, e la Gran Bretagna non è all'interno della UE, quindi alcuni scambi ce li siamo persi, e soprattutto c'è il problema cinese. Noi veniamo da una stagione politica internazionale in cui l'Europa e soprattutto Germania e Francia furono le autostrade degli investimenti cinesi, anche l'Italia, però più la Germania e più la Francia, se ricorderete anche la Via della Seta, insomma è tutto il ragionamento che ci fu. E quindi abbiamo questo problema di dover uscire da questo pantano, tra virgolette, politico che si va a creare con tutto un bizantinismo, perché poi il ruolo del partito va a incastrarsi spesso con il ruolo dello Stato, e in questo caso qui per esempio qualcuno diceva ma l'Italia verrà isolata, l'importante è non isolare proprio tutto il paese se ci sono scelte di un certo tipo, e lo scontro global che c'è in questo momento, quindi da una parte chi vorrebbe un mercato che prosegue su il WTO 2001 e le famose scelte di quegli anni là, e dall'altra invece una rottura, ci sono anche i BRICS all'orizzonte che hanno una struttura che propongono molto snella, infatti molti stati stanno andando verso quella direzione, non tanto per un benessere che è promesso, ma proprio per una questione burocratica molto più soft rispetto per esempio a tutto l'apparato europeo, che è corretto in parte, perché comunque la trasparenza, gli appalti eccetera devono essere sempre di un certo tipo, però dall'altra blocca tantissimo. Del resto poi c'è anche il Green Deal che da una parte è osteggiato, dall'altra invece è promosso, quindi ci sono alcuni partiti che magari sono vogliono stare su entrambe le rive, ma non si può stare da un punto di vista industriale su entrambe le rive del fiume, e soprattutto secondo me la parte fondamentale sarà quella militare, perché noi se gli Stati Uniti Marco, aspetta un attimo, sulla parte militare, perché io voglio farvi vedere un contributo che reputo molto interessante rispetto alla discussione, a quest'ultima parte della discussione, no? Perché dicevamo una delle grandi sfide dell'Europa sarà la difesa comune, anche quello è un processo molto lungo, molto complesso, no? Come sapete nel mondo, in tutto il mondo c'è la corsa al riarmo, questa sarà una delle partite cruciali dell'Europa, ma intanto le aziende della difesa si stanno organizzando anticipando forme di collaborazione, e questo non l'ha detto uno qualunque, ma l'ha detto tra le altre cose ieri l'ex ministro Cingolani, che oggi guida la più grande azienda di Stato della difesa e non soltanto, che è Leonardo. Siccome non si è sentito, sentite cosa ha detto ieri, presentando il piano industriale di Leonardo alla Camera, Roberto Cingolani. Sentiamolo.
cioè ormai bullets and bytes è utilizzato a livello internazionale in qualunque convention per dire sta cambiando, per cui abbiamo superato l'era della clava, o se volete l'era solo del cannone, solo dell'aereo, abbiamo reso tutto più sofisticato. Nessuno vuole la guerra, ma la sicurezza la vogliono tutti, e la vorremo anche quando le guerre saranno tutte finite, speriamo siano finite tutte presto, perché noi la sicurezza la dovremo garantire a tutti. La sicurezza sarà energetica, sarà cibernetica, verrà dall'osservazione, vi faccio vedere per un attimo, dallo spazio e così via. Quindi questa evoluzione del nostro modello ci aiuta molto anche a cambiare un po' pelle, non solo come tecnologia da sviluppare, ma anche come prodotto da vendere e anche come ruolo sociale dell'azienda. Ma ha senso questo dal punto di vista industriale? Direi proprio di sì, perché se andate a vedere le statistiche, queste sono le spese totali NATO in Europa in miliardi. Voi vedete che la spesa per la difesa cresce con un CAGR del 4,5%. Quella della cyber security quasi il 9, quella dello spazio quasi il 7,6. Quindi anche un industriale o un tecnico che non avesse pensato in questo modo, quindi non avesse avuto l'idea di dire facciamo il digital continuum e facciamo pensare un sistema così orchestrato, si sarebbe dovuto fare una domanda: ma com'è che si fanno più soldi con la cyber e con lo spazio, potenzialmente visti i mercati, che con la difesa convenzionale? Quindi è anche bene industrialmente mettere insieme le cose. La trasformazione è questa: non c'è salto. Noi potenziamo la nostra capability organica, cioè quello che abbiamo fatto, le nostre piattaforme, elicotteri, aerei, elettronica, eccetera, potenziamo in maniera, diciamo, più forte la parte spazio e cyber security e otteniamo un approccio alla sicurezza globale che è basato su questo sistema del multidominio. Siamo in questo momento fortemente, fortemente attivi sulla catalizzazione di grandi alleanze europee. Avete sentito Rheinmetall? Stiamo lavorando molto con i nostri colleghi francesi, Thales, Airbus, per nuove visioni in settori strategici come quelli dello spazio. Ecco, tanto per capirci, perché mi pare che Cingolani faccia ben capire quali sono le vere sfide, anche perché poi bisogna tradurre tutto questo da un punto di vista anche industriale, quali sono le vere sfide. Voglio ripartire da Fabio Martini, è molto interessante quello che ha detto Cingolani, no? È vero, e avete fatto bene ad accendere i riflettori, perché oramai accadono tante cose, a volte spesso invece effimere. Uno è distratto, sì, da altro. Esatto, e invece questo tipo, questa relazione era interessante, perché è vero, è ovvio che dietro, diciamo, le imprese degli armamenti ci sono interessi. Negli Stati Uniti sappiamo quanto questi certo, pesino. Pesa. E tuttavia vorrei essere proprio molto tranchant. Ma se nel lontano 1939, dopo l'accordo tra Hitler e Stalin, quell'accordo fosse andato avanti, non ci fosse stato un contrasto con le armi bellico, beh, tutti noi saremmo nati e vissuti in ambienti, come dire, estremamente autoritari. E quindi è evidente che il tema delle armi è un tema che va maneggiato con estrema cura, con spirito critico, ma anche con attenzione. Da questo punto di vista, e chiudo, è evidente che il peso che la candidata Presidente della Commissione darà a questi temi, quindi non un atteggiamento retorico, che è pure possibile, sì, ma se saprà scandire, indicare delle scadenze, degli impegni, beh, questo avrà un peso, un'influenza, non dico storica, ma sicuramente assai rilevante. Allora, ripartiamo da qui, perché poi questo tema ne incrocia molti altri. Qualche minuto di pubblicità e riprendiamo. Allora, dicevamo, corsa al riarmo, la difesa comune europea, la guerra russo-ucraina, ci siamo dimenticati che per esempio la Francia ancora è nel caos politico, non si riesce a trovare una maggioranza, a indicare un nuovo premier, peraltro credo che domani, perché il 18 è una data importante, dovrebbe riunirsi l'Assemblea nazionale per eleggere il presidente.
C'è stato l'intervento stamattina all'Europarlamento di Jordan Bardella, che è il presidente del gruppo dei patrioti, quello voluto da Orban, nel quale, come sapete, insomma, ci sono molti partiti importanti. Allora, che ha detto Bardella? Ha detto: la risoluzione che proponete oggi pone diversi problemi. Il fatto che ogni Stato membro debba destinare per principio lo 0,5% del PIL annuo all'Ucraina vuol dire per la Francia mettere 7 miliardi l'anno. Non siamo a favore della fornitura di armi che permettano di attaccare direttamente il territorio russo e non siamo a favore all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Sono due opzioni che presentano un rischio escalation con una potenza nucleare. Ma guardo Toscano, d'accordo Toscano. Bardella sta alzando il livello del dibattito. I temi veri sono questi. Noi che cosa vogliamo fare in Europa? Vogliamo continuare il muro contro muro con la Russia? Vogliamo arrivare ad una guerra nucleare? C'è qualche neocon americano fra quelli che ha insanguinato il mondo negli ultimi vent'anni che pensa di vincere e di schiacciare Mosca con un first strike? È questa la strada che abbiamo scelto? I più fanatici mi sembrano gli europei, perché mentre in America un dibattito rispetto alla necessità di aprire un canale di trattativa esiste, mentre la Cina si pone come strumento di mediazione, mentre tutto il mondo guarda con apprensione a questa dinamica guerra fondaia, i più fanatici, i più politicamente criminali, i più folli, quelli che chiedono in continuazione armi, sangue, violenza, sono gli europei. Oh. L'unico... Però in pieno delirio orwelliano noi chiamiamo questa classe dirigente, che lo ripeto, chiede sangue, armi, violenza, che punta il dito contro Orbán perché quest'uomo si è limitato ad aprire un canale di trattativa, e noi chiamiamo gente così fanatica, il giorno dopo, gente infatti, così, mi perdoni, gente così fanatica, noi la chiamiamo moderata e responsabile e accusiamo le persone davvero moderate e responsabili di essere dei pericolosi estremisti. Allora, diciamoci la verità, viviamo dentro un paese dove tanti media sono nelle mani di persone che si arricchiscono, di editori, anche tramite, diciamo, gli affari delle armi. Forse anche questo è un tema. Se viene completamente ribaltata la realtà, è probabilmente perché c'è chi, controllando lo strumento mediatico, riesce a fare passare gli aggrediti per aggressori e gli aggressori per aggrediti. Oh, Nevi, io su questo voglio sapere qualcosa, perché ieri sera, sul tardi, no, c'è stata una lettera del presidente uscente del Consiglio europeo, Michel Orban, no? E una lettera, insomma, dei toni molto duri, in cui c'è scritto: non posso accettare le tue affermazioni secondo cui l'Unione Europea ha condotto una politica favorevole alla guerra. È l'opposto, scrive Michel Orban. La Russia è l'aggressore e l'Ucraina la vittima che esercita il suo legittimo diritto all'autodifesa. Insomma, quindi è una critica molto forte appunto a questo attivismo di Orban. Però, seguendo il ragionamento che faceva Toscano, uno potrebbe dire: sì, ma comunque un leader europeo, ci può piacere o non ci può piacere, peraltro l'Ungheria guida il semestre europeo, un tentativo, non lo so se definirlo un tentativo, una sorta di viaggio per ascoltare tutte le parti in causa, l'ha fatto. E l'Europa che fa? Ma l'Europa sta cercando, diciamo, nei fatti di arrivare alla pace. Per arrivare alla pace bisogna scongiurare che ci sia un aggressore che dal giorno prima al giorno dopo dichiara che quello è il suo territorio e invade uno Stato la sovrano. La NATO l'aggressore. Bombardando obiettivi civili. Faccio presente che il giorno dopo, e forse anche questo non è un il caso, il giorno dopo che Orban è stato da Putin, l'armata russa, ha bombardato l'ospedale pediatrico. Sì, non è vero, questo è una fake, è verissimo. Non è vero. No, questo è verissimo. Non è vero. Questi sono fatti incontrovertibili. Incontrovertibili. Quindi, analisti indipendenti hanno dimostrato che si è trattato di un complotto. No, ma non c'è analista qui. Questi sono notizie, basta leggere la cronaca. Cioè, non è che stiamo facendo un'analisi. Il tema è quindi evitare che nel mondo ci possa essere qualcuno che oggi attacca l'Ucraina, domani attacca la Polonia, dopodomani attacca l'Italia, e ci sia, diciamo, un'Europa che sia prona all'aggressore. Su Netanyahu dice le stesse cose. Su questo. Su Netanyahu dice le stesse cose. No, però un attimo, perché io vorrei... Netanyahu, un'altra cosa. Ma dico, bombarda davvero gli ospedali. Lui li bombarda davvero gli ospedali. E infatti il governo italiano è stato molto duro nei confronti di Netanyahu. Starà tremando. Fermo restando che
anche lì non bisogna confondere l'aggressore con l'aggredito, certo. Cosa che voi, a voi posso capita fare frequentemente. La domanda successiva. Allora, il tema è... E immagino che l'aggredito detto, sia Netanyahu. Lo ha detto certo che è Netanyahu, certo, l'aggredito è Netanyahu, certo. E ci mancherebbe l'autore pure. Di un genocidio. Perché il 7 ottobre adesso l'ha fatto, ma scusami, l'ha fatto Netanyahu. Allora, devono scamminare tutti sulla base di quello che ha detto. Adesso lasciamo fuori un attimo il Medio Oriente. Il tema è quello che diceva Cicolani, che veramente ha fatto una lezione magistrale. Anch'io mi complimento con voi perché lo avete ripreso, in cui ha specificato precisamente: a noi serve sicurezza, non fare la guerra. Ma io questo è fondamentale anche armarsi, perché per garantire pace, libertà e sicurezza al nostro popolo noi abbiamo bisogno anche di armi. Allora, come domanda ha detto che faccio a Pietro De Leo sulla scia di queste ultimissime sottolineature: dobbiamo armarci, dobbiamo garantire la sicurezza, è fondamentale il vecchio concetto, forse anche nuovo, della deterrenza. Mi pare che al di là del raggiungimento del 2% del PIL per la difesa, noi siamo ancora sotto come Italia, c'è un fondo importante di 40 miliardi da destinare all'Ucraina. Adesso metto insieme queste cose. Quello NATO. Quello NATO, dove ogni paese, compresa l'Italia, deve fare la propria parte, quindi vuol dire risorse, soldi. C'è una questione che riguarda una grande contrapposizione, cioè, ma se noi dobbiamo dare tutti questi soldi per la difesa, poi uno può essere d'accordo o meno, tutto il welfare, tutta la sanità, dove vanno a finire? E c'è un terzo elemento che introduco. In questi giorni ne hanno parlato all'Eurogruppo, all'Ecofin, nel 2025, domani quindi, si tornerà da un punto di vista europeo di conti all'austerity, diciamo, o a un controllo molto severo e occhiuto dei conti. Ma come si fanno a mettere insieme tutte queste cose? Infatti torniamo alla casella iniziale, cioè agli assetti europei. Questa è una legislatura che per forza di cose dovrà essere costituente in Europa, cioè l'Europa deve ricalibrarsi. Noi siamo nell'epoca della, diciamo così, post-globalizzazione, o quantomeno in una globalizzazione diversa rispetto a quella di prima. Il discorso che ieri ha fatto Roberta Metsola all'Europarlamento era un discorso molto valido, e soprattutto ha fatto anche delle citazioni significative. Ha citato Lech Walesa, ha citato Havel, ha citato Giovanni Paolo II. Se noi uniamo i puntini otteniamo il tracciato di quello che sta succedendo, nel senso che noi dobbiamo ricominciare a ragionare in una logica purtroppo di contrapposizione tra democrazie ed autocrazie. Non è che quando Xi Jinping, Putin, Erdogan si vedono ad Astana, fanno il picnic tra amici, o vanno al McDonald's, ma lì definiscono dei nuovi equilibri e dei nuovi assetti che non sono amichevoli verso l'Occidente. Per questo il tema deterrenza militare, assieme ad una deterrenza politica, che quello è un altro capitolo, cioè servono politiche forti, partiti forti, leader credibili. Questo però riguarda la ricostruzione della politica. La deterrenza militare diventa un tema del qui ed ora. C'è uno studio, un centro studi svedese, che ha definito le cifre di aumento della spesa militare. I paesi del Nord Africa, che non sono paesi ricchi, no? Notoriamente, stanno aumentando la spesa militare del 38%. Ecco perché l'istanza italiana di un delegato del fianco sud della NATO è fondamentale. Perché bisogna ricominciare a ragionare, purtroppo, in quest'ottica, ma è necessario. Torno alla tua domanda. Questo però implica pragmatismo, nel senso, tu hai citato i 40 miliardi del fondo NATO per l'Ucraina, certo. Questo dovrebbe costare a noi sui 3 miliardi e 100. Allora poi serve fare tutto un ragionamento anche sulle politiche di bilancio. Mi pare sui che lo conti, stesso Giorgetti abbia lanciato un alert su questo. Addirittura quando ci fu la ministeriale qualche mese fa, perché la settimana scorsa è stata discussa al vertice di Washington questa materia,
qualche mese fa c'è stata la ministeriale e l'Italia durante la ministeriale della difesa ha detto che ha difficoltà a dare questo contributo. Certo. Quindi bisogna essere pragmatici, bisogna che nell'ottica della difesa cambino anche le regole di bilancio, perché poi bisogna, oltre infatti, alla difesa, bisogna infatti abbiamo anche chiesto lo scorporo delle spese militari. Scorporo, abbiamo chiesto, lo scorporo che ma c'è non è stato, detto che ce lo concedano. In realtà è nell'accordo, però è uno scorporo parziale, nel senso che lo scorporo solo sugli aumenti delle spese di bilancio, appunto, mentre probabilmente, stanti le cose, dovrebbe essere uno scorporo integrale. E poi, siccome c'è un altro tema che si lega anche alla cyber, al tema cyber, sì, che è la che è la coesione sociale ed evitare le tensioni sociali, perché anche chi getta benzina, anche quella è una forma di guerra ibrida, bisogna che anche tutte le spese sanità, welfare, eccetera, vengano ridiscusse nel computo degli equilibri di bilancio. Quindi, per avere questo pragmatismo, per dire, avere, guardate il lavoro che ha da fare l'Europa, ne parlerà, è gigantesco. Ne parlerà fatemi andare da Paolo Sottocorona, che dovrebbe invece dirci: sarebbe così bello, è finita questa AFA, state tranquilli. Invece non se ne parla. Vabbè, ci vediamo lunedì allora. Ah, no, beh, non ti voglio, figurati. Perché ancora qualche giorno di caldo ce l'abbiamo, almeno al centro-sud, perché il nord, sapete, è continua, ogni tanto ha qualche contaminazione da parte di queste nuvole che attraversano l'Europa più a nord. Previsione per oggi: fenomeni isolati sulle zone alpine, in Piemonte, in Lombardia, sul Trentino Alto Adige, qualche piccola zona, nel pomeriggio si formano nuvole intense, un rovescio, un temporale, poi in serata tutto passa. Compare però, diciamo stranamente rispetto al contesto, anche questa zona del sud, diciamo il basso versante tirrenico, Campania, Calabria, in parte anche la Basilicata tirrenica, dove ci potrebbe essere nel pomeriggio qualche fenomeno, e questo è nuovo come aspetto, così come sulla Corsica, zone interne della Corsica, ma questa l'avevamo vista, questa piccola macchietta. Macchietta nel senso di piccola macchia. Mercoledì. Giovedì questa situazione al nord sembra spengersi, perché i fenomeni da instabilità diventano pochissimi, quindi poco c'è e poco resta anche di questa instabilità pomeridiana al sud. Rimane invece sulle zone interne della Corsica. Poi venerdì ecco il cambiamento, perché venerdì al sud e su tutte le regioni del sud, del centro, di pianura del nord, si ritorna in situazione totalmente stabile. Ma guardate quanta instabilità c'è nel pomeriggio, in parte sul Piemonte, Lombardia, moltissimo sul Trentino Alto Adige, e qua scendiamo in pianura, qua siamo sul lago di Garda, insomma, e quindi non è proprio montagna. E lo stesso vale per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, con una zona molto vasta. Quindi questa è una situazione di maltempo, magari pomeridiano, ma molto esteso e molto intenso. Quindi, insomma, attenzione. Le temperature, a parte il nord che segue queste piccole variazioni, facendo abbassare ovviamente le massime quando la giornata è tipo quella di venerdì, per il resto al centro-sud ancora valori elevati, molto elevati se vogliamo, ma lì ci fermiamo e lì restiamo, perché non cambiano ancora per i prossimi giorni. Grazie Paolo. Subito in pubblicità, poi voglio sentire su questa parte Marco Pugliese. Aggiungo un ingrediente, perché oggi si apre a Tripoli in Libia un appuntamento che riguarda il tema dell'immigrazione illegale, no, tra l'Africa e l'Europa. Ci saranno la premier Giorgia Meloni accompagnata dal ministro dell'interno Piantedosi. E a questo proposito vi proponiamo una carrellata di interventi proprio di Giorgia Meloni, dedicate a che cosa? Al piano Mattei. A tra poco. Quali sono, secondo me, le tre innovazioni che in qualche maniera determinano la differenza dell'approccio italiano del piano Mattei rispetto a iniziative simili, che pure insomma sono abbastanza comuni e abbastanza copiose? L'approccio. Con il processo di Roma che abbiamo avviato a luglio con la conferenza su migrazioni e sviluppo, abbiamo coinvolto le nazioni mediterranee e diverse nazioni africane su un progetto che si snoda lungo due direttrici fondamentali.
sconfiggere gli schiavisti del terzo millennio da un lato, affrontare le cause alla base della migrazione dall'altro, con l'obiettivo di garantire il primo dei diritti, che è il diritto a non dover emigrare, a non essere costretti a lasciare la propria casa, la propria famiglia, a recidere le proprie radici, potendo trovare nella propria terra le condizioni necessarie a costruire la propria realizzazione. Ho raccolto dai miei colleghi ampio sostegno, ampia condivisione per il piano Mattei per l'Africa, per l'approccio italiano, che è un approccio di cooperazione da pari a pari con le nazioni africane, che sta dando i suoi frutti con l'avvio dei primi progetti pilota. In questo caso il salto di qualità riguarda la volontà di far dialogare i diversi strumenti che abbiamo messo in piedi negli anni a livello nazionale, a livello multilaterale, il piano Mattei da una parte, le iniziative strategiche del G7 e dell'Unione Europea. Beh, sicuramente un'attenzione maggiore, particolarmente come sapete sul tema Africa, dove c'è una presenza sempre maggiore di attori che potrebbero, diciamo, non essere completamente benevoli, che però chiaramente occupano legittimamente degli spazi che noi lasciamo spesso vuoti. Penso, come lei sa, l'Europa particolarmente debba costruire un rapporto completamente nuovo con l'Africa e che in questa dinamica ci siano anche materie che afferiscono il tema, diciamo così, della sicurezza, no? Fosse anche appunto il tema delle infrastrutture critiche, fosse anche il tema delle materie prime critiche, e quindi mi auguro che l'inviato Sud possa aiutare le nazioni che fanno parte dell'alleanza a capire l'importanza di un pezzo fondamentale di questo scacchiere, che sono in generale i paesi del sud globale, ma nello specifico per quello che ci riguarda l'Africa. Ecco, dice Giorgia Meloni, l'inviato del fianco sud, cioè una carica che l'Italia rivendica per sé, poi vedremo, anche lì c'è una bella concorrenza, mettiamola così. Marco Pugliese, ti chiedo in sintesi due battute, due risposte, corsa al riarmo nei termini in cui ne discutevamo e il piano Mattei. Il piano Mattei è un'idea, secondo me, che non è neanche male, nel senso che noi abbiamo perso completamente tutto il nostro soft power che avevamo in Medio Oriente e in Africa, almeno lo abbiamo perso più ufficialmente, poi ufficiosamente molto spesso no. Però siamo l'unico paese che si porta dietro una tradizione di cooperazione inventata appunto da Enrico Mattei, che ai noi oggi però non abbiamo un manager di quel livello. Questa è un po' una mancanza anche con quella personalità, insomma, quel tipo di cultura che aveva dietro e di sfida. Però possiamo, con questo piano, che però mi vuole dirlo, è in contrasto un po' con alcune politiche della NATO ed è in contrasto anche con il sistema Europa. Perché? Perché il piano Mattei di fatto andrebbe un attimino a mettere insieme quelle nostre aziende di Stato, tra cui già appunto abbiamo visto Leonardo, però anche ieri Fincantieri, che ha inaugurato un nuovo stabilimento di batterie in Ciociaria, quindi insomma abbiamo tutta una serie di ottimi campioni da questo punto di vista, e l'ENI. Quindi da una parte bisognerebbe procacciare energia per abbassare i costi, dall'altra con questo tipo di patto di stabilità, che se ricorderete anche quello nuovo, l'1%, poi non deve essere superiore, cioè devi spendere un tot, i famosi 15 miliardi di disavanzo che poi non funziona l'inflazione. Ecco, con questo tipo di impianto è anche difficile da mettere a terra, quindi è vero che il G7 è stata un'ottima vetrina per far capire anche che cosa vogliamo fare con la parte sud, e ci possiamo andare a parlare solo noi con quella parte lì, perché è un po' difficile far andare a parlare il Nord Europa con proprio quei pezzi, quelle zone complesse, anche la Libia per esempio. In Libia ricordo che c'è attualmente un disastro che ci costa dai 100 ai 140 miliardi, avevo fatto un'analisi con un'altra analista, la professoressa Mercuri, quindi abbiamo anche questo problema qui, dove lì abbiamo speso un sacco di soldi in infrastrutture del contribuente italiano. Quindi da questo punto di vista cosa può fare il piano Mattei? Deve mettere insieme la parte energetica, cioè l'ENI, la parte di costruzione industriale, quindi Fincantieri e Leonardo, e lì mi sembra che Cingolani ieri l'abbia molto detto tra le righe in quel bellissimo intervento, dove lui dice: aggiustiamo un attimo il piano industriale perché vogliamo essere noi il catalizzatore di eventuali joint venture, quindi non più subire Airbus, non più subire consorzi che saranno creati sull'asse franco-tedesco. Questa è un'ottima spinta, perché se ricorderete anche Draghi aveva fatto un ragionamento simile, si era reso conto che eravamo troppo messi a margine.
margine. Ricordo per chi ci ascolta che se noi sbagliamo questo tipo di trattativa in ambito di costruzione di una difesa europea e poi produciamo una serie di prodotti che nella difesa non li utilizzano, noi siamo completamente fuori dai consorzi, quindi dobbiamo stare attentissimi, certo, a questa parte. Con l'Africa invece il problema è, a parte il Nord Africa, è vero che sono aumentate le spese militari, ma quel think tank si è dimenticato di dire che molto spesso le armi questi li vanno a comprare dalla Cina e li vanno a comprare comunque da paesi sempre nell'orbita della via della seta, che ricordo non è solo un piano economico ma è proprio un aggancio militare, cioè entri, ti do una possibilità di crescita ma compri da me in esclusiva le armi. Quindi questo e le abbiamo tutte intorno a casa nostra, quindi la Cina sta facendo un lavoro di soft power e di penetrazione economica in Africa formidabile e l'Europa, vuole sì, dirlo, su questo è abbastanza ferma. Allora, e da questo punto di vista il piano Mattei però è difficile da portare avanti, se lo portiamo avanti, se continuiamo a dire ma è all'interno dell'Europa, diventa difficile, perché ci sono paesi che, insomma, anche la stessa Francia non è che veda di buon occhio che ci inseriamo noi nel Sahel, cioè su questo dovremmo fare una trattativa europea, giocare sul discorso anche del patto di stabilità e capire esattamente cosa fare anche con la, sì, questione energetica, che ricordo ad oggi non è più stata neanche menzionata, invece è uno dei problemi grossi del futuro, soprattutto col taglio della Russia. Allora, con Fabio Martini abbiamo fatto tutto un discorso generale, vorrei tornare a delle cose un po' più prosaiche, se mi permetti, che però incrociano i temi di cui stiamo parlando. Io prima accennavo al fatto che ovviamente destinare più risorse alla difesa vuol dire forse poi sacrificare il welfare, sacrificare la sanità, in attesa che l'Europa decida cosa farà da grande, mettiamola così. Adesso c'è tutta una questione che si è aperta all'interno della stessa maggioranza, ma anche con il Partito Democratico. Ieri Elie Schlein ha fatto una conferenza stampa, è tornata a chiedere almeno, mi pare, il 7,5% del PIL per la sanità, dice quello è l'investimento che l'Europa fa e che dovremmo fare anche noi. Basta con il tetto alle assunzioni, insomma, ha polemizzato nuovamente col governo sulla sanità. Poi c'è tutta la questione, certo, che riguarda questo decreto legge sulle liste di attesa, dove la Lega, ma la maggior parte dei governatori si sono opposti, perché dice così il governo centrale, il Ministero della Sanità vuole controllarci in maniera occhiuta, si sta facendo marcia indietro. Insomma, è una fatica. Sì, perché ognuno di questi problemi meriterebbe, come dire, un'analisi non lunga ma rigorosa, perché ognuno di questi porta con sé una spesa storica consolidata, governi di diversa natura che hanno in qualche modo collaborato nel distorcere alcuni aspetti della vita pubblica, a cominciare dalla sanità, che è uno degli ambiti di potere più potenti e più influenti che esistano in Italia, rispetto al quale ecco, l'approccio dell'opposizione è si aumentino le spese, naturalmente portare a quel tetto il 7,1. Mi pare 7,2, dal 7,2 al 7,5, ma sì, forse c'è 7,5, credo che abbia detto ieri. Significherebbe trovare nel bilancio dello Stato 16 miliardi. Almeno 16 miliardi. Scusa, faccio un calcolo della serva. 16 miliardi per questo. 12, 13, 14 miliardi per la correzione dei conti, come ci chiederà l'Europa. Poi ci sono 11 per il cuneo fiscale. 11 per continuare a mantenere, diciamo, la riduzione del cuneo fiscale. Ma queste risorse dove le troviamo? Se la vogliamo buttare in politica, ma non in modo greve. No, il risultato delle elezioni europee ha assegnato al PD, molto movimentista, molto drastico, diciamo, della prima stagione Schlein, un incarico importante, cioè costruire una sinistra di governo. Allora, su tutti questi, quindi un'alternativa credibile. Certo. Bene. Ecco, una sinistra seria, anche rigorosa, anche radicale, però deve essere in grado di indicare su tutte queste voci di spesa che propone come si copre a bilancio. Ecco, questo è, diciamo, se noi avessimo una fisiologica dialettica maggioranza-opposizione,
Noi anche ma loro come lo mezzi dicono, di informazione loro, lo dicono, loro, lo dicono, loro si riferiscono a sgravi fiscali, a tutta la partita che riguarda il fisco. La sinistra lo dice dicendo che vuole mettere più tasse, la patrimoniale, e togliere alcuni sgravi che il governo ha portato. Ma io dicevo un discorso di carattere generale. Ecco, questo partendo dalla sanità, sembra retorica, ma se tu ogni volta dici io chiedo più 10 miliardi e vi dico che li copriamo così, anche perché poi trovi la credibilità aumenta, trovi pure qualcuno che magari ti dice ma siccome hai governato per gli ultimi 10 anni perché non l'hai fatto quando c'eri tu? Noi ci siamo incaricati di aumentarla la spesa per la sanità di 3 miliardi e mezzo, diciamola così. Però ecco, il tema è che non basta mai. Io vorrei rivolgermi a chi ci ascolta. Noi da quando siamo dentro questa Unione Europea neoliberista improntata al pareggio di bilancio, all'austerità, abbiamo visto aumentare il numero dei poveri, abbiamo visto chiudere gli ospedali, abbiamo visto il welfare distrutto. Sono arrivati dei personaggi come Monti, come Draghi, molto vezzeggiati, hanno distrutto i ceti medi, hanno realizzato una lotta di classe dall'alto verso il basso e ci hanno lasciato con un debito pubblico più alto di quello che avevano trovato. Noi dobbiamo recuperare una moneta sovrana intorno ad una nuova teoria, quella del sovranismo popolare, che ci farà uscire da questo sistema balordo che colpisce all'interno le classi sofferenti e all'esterno paesi che vengono raccontati come barbarici e che in realtà vogliono soltanto superare il colonialismo ipocrita dell'Occidente. Questa, diciamo, è la vostra ricetta. Allora, intanto, prima di chiudere, il presidente di turno della Camera, Fabio Rampelli, ha annunciato poco fa la morte di Publio Fiori, 86 anni, qualcuno come me che c'ha qualche anno se lo ricorda, un inizio nella Democrazia Cristiana, poi credo militò in Alleanza Nazionale, fu fondatore, vittima delle Brigate Rosse, fu ferito, poi tornò al centrismo, ma insomma chi è vintage o chi ricorda la Prima Repubblica non può non ricordare Publio Fiori. Vi ricordo ancora di Marco Pugliese, l'industria italiana del XX e XXI secolo, visionari e giganti. Marco, proprio in un flash, dici un visionario e dici un gigante, e se c'è un visionario e un gigante oggi? Ma allora, un visionario Olivetti, un gigante Mattei, e oggi di quella cultura io ne vedo veramente pochissimi. Diciamo che uno dei visionari per eccellenza poteva essere Steve Jobs, anche se comunque un visionario un po' copiatore, perché copiò la Olivetti. Quindi io oggi mi limito a lui, perché Musk ultimamente mi ha un po' lasciato. Musk è un visionario, adesso ha detto che appoggerà, insomma l'ha detto apertamente, Donald Trump, credo gli fornirà 45 milioni di dollari al mese in una campagna finanziaria, diciamo, per le presidenziali, per cui credo che Trump ha già raccolto 400 milioni di dollari, insomma sono cifre stratosferiche. Buongiorno Francesco Magnani, pronto per la Reghettira. Buongiorno Andrea, il nostro racconto riparte anche oggi da Strasburgo, dove protagoniste sono le donne che assumono o sono in predicato di assumere le più alte cariche europee, ma donne anche protagoniste della trattativa. Stiamo parlando ovviamente di Roberta Metsola, di Ursula von der Leyen, di Giorgia Meloni. Cosa succederà domani, fatidico giorno della plenaria per il bis della Ursula von der Leyen? A parlarne con noi Augusto Minzolini, Annalisa Chirico, Antonello Caporale, Alessia Morani. Ma a proposito di donne, racconteremo anche quanto il mondo del lavoro molto spesso penalizzi l'altra metà del cielo. Siamo collegati con un'azienda nel Triestino, la Tirso, dove molte donne finiranno a breve in cassa integrazione per una crisi industriale. Elsa Fornero con noi e tanti altri osservatori del mondo del lavoro. Marco Bentivogli, Francesca Coin, Janina Landau, Agostino Di Maio. Questo e tanto altro tra poco all'Aria che Tira. Grazie Francesco. Chiudo come abbiamo cominciato. Poco fa il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, di Fratelli d'Italia, tanto per capirci,
ha detto, sempre proiettati a domani, a Ursula von der Leyen: non sono in grado di escludere nulla, conosco molto bene la determinazione e la capacità di Giorgia Meloni, non darà nessun voto gratis. Il ruolo dell'Italia e di ECR, cioè dei conservatori europei, sarà difeso con le unghie e con i denti. Siamo l'unico governo stabile uscito più forte di prima dalle elezioni europee, siamo un grande paese e chiediamo di essere rispettati. Caro Pietro Di Leo, chi vuol capire capisca. Trattativa a tutto campo. Trattativa a tutto campo, si gioca ovviamente anche sul filo delle deleghe che eventualmente Ursula von der Leyen rimarrà sul tavolo, però ecco, tutto quello che abbiamo detto finora, la complessità dell'agenda, dai conti pubblici ai balneari, alla questione difesa, mi auguro che, diciamo così, richiamino tutti alla propensione verso la sintesi, perché l'Italia ha veramente bisogno di un buon inizio nel segno, nel confronto con questa nuova commissione. Vediamo, avremo molti giorni per cui, in cui parlarne, insomma. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie sempre a voi che ci seguite con tanta passione e tanto interesse, come vedete non andiamo mai in ferie. Vi lascio alla regatina, siamo qui domani 9:40, grazie.